2.500 kg di frutta e verdura che saranno utilizzate da 6 parrocchie della città di Salerno per aiutare le persone e le famiglie che vivono un particolare disagio ed economico determinato dall'emergenza coronavirus. Il Consorzio Salerno Qualità e tutti gli altri concessionari del Centro Agroalimentare di Salerno, aderendo generosamente ad una richiesta del Comune di Salerno, hanno realizzato una raccolta solidale di frutta, ortaggi e verdure tra tutti gli associati. Stamane, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell'assessore al commercio Dario Loffredo, del presidente del consorzio Salerno Qualità Sabato Pecoraro, di alcuni operatori del mercato ortofrutticolo, c'è stata la consegna dei 25 quintali di prodotti della terra. La generosa donazione in occasione della Santa Pasqua è un ulteriore gesto di attenzione e sensibilità verso la cittadinanza salernitana, molto apprezzata dal Comune di Salerno. Questo è, al di là di quello che stiamo facendo stamattina, con grande e vero piacere verso la città di Salerno, faccio notare che questo consorzio già precedentemente ha fatto donazioni al comune di Pontecagnano Faiano, all'associazione Filotea, al centro storico di Salerno, all'associazione Venite Libertè e alla protezione civile del Banco Alimentare di Pontecagnano Faiano. Quindi per noi questo ci è stato richiesto dall'assessore, sono stati molto un nostro piacere grande servire la città di Salerno come noi serviamo tutte le altre città della provincia di Salerno. È un momento storico particolare, è un momento storico che stiamo attraversando tutti con una forte passione, soprattutto verso il nostro lavoro, perché noi siamo operatori che rischiamo per nome e per conto nostro, anche sulla nostra salute, insieme a tutti gli operatori e i nostri lavoratori che stanno all'interno del centro agroalimentare. È un momento particolare, speriamo che passa presto e che dice esista, perché l'unica cosa da dire è quello là, è solo il Signore ci può dare una mano. Un'iniziativa lodevole, e devo dire, io devo ringraziare tutti i concessionari del mercato ortofrutticolo, il presidente del consorzio Salerno Qualità e tutti i concessionari, perché quando gli è stato chiesto da me, che sono assessore al ramo, loro sono stati subito disponibili. Chiaramente questa è una delle iniziative che si intersecano in tutte le altre. Siamo tutti impegnati sul territorio a dare la mano, sempre in silenzio, fuori dalle polemiche e altro. Tutto il carico, oltre 2.000 tonnellate di frutta e di verdura, saranno consegnate in tutte le parrocchie cittadine, da Mercatello, la chiesa di Santa Maria a Mare, da Donnello Senatore, alla chiesa di Oriara, a Don Lorenzo a Forni, al Parco Arbossella, insomma, per passare anche una settimana santa con frutta di primissima qualità e di stagione. Oggi noi siamo qui con il sindaco, gli altri assessori sono impegnati chiaramente sul territorio, come giusto che sia, facendo il proprio dovere e a tutti. Mi permette di augurare una carissima Pasqua a tutti i concittadini, che non manchi mai lo spirito della Pasqua, e sono sicuro, mi rivolgo soprattutto ai commercianti e agli artigiani, il momento è duro, ma noi ci rialzeremo assolutamente insieme, di questo ne sono certo, e mi ritengono sempre a disposizione per qualsiasi chiamata o chiarimento.